Il presente e il futuro del turismo alla mostra d'oltremare. Per la Borsa Mediterranea del Turismo, che si presenta a Napoli per il 26esimo anno, sono presenti questo fine settimana 400 espositori in 12.000 metri quadrati, con oltre 10.000 operatori accreditati, 12 regioni e 26 paesi partecipanti. Il più grande marketplace del Mediterraneo si rivolge alle agenzie di viaggio e agli operatori, con la città di Napoli che si presenta già in pieno periodo di grande afflusso turistico. Sì, è vero, dopo l'anno record di presenze del 2022, ci aspetta, e noi ce lo auguriamo fortemente, una stagione in cui cresceranno i turisti, cresceranno le presenze nella nostra città. Già a gennaio abbiamo avuto un primo dato di 260.000 turisti nella nostra città, che è un dato, fra virgolette, e positivamente anomalo, nel senso che è bassissima stagione gennaio. A febbraio il risultato è ancora migliore, di presenze ancora migliore, e secondo le previsioni quest'anno aumenterà del 10-15% rispetto all'anno scorso il boom turistico nella nostra città. E davvero è una grande soddisfazione, davvero voglio sottolineare quanto il settore turismo rappresenti per Napoli. È un settore soprattutto economico, un settore che porta occupazione e benessere, ma è anche un settore di crescita civile e di crescita sociale e umana, far incontrare persone di diverse provenienze con i napoletani e farli incontrare con la capacità di accoglienza della nostra città è una cosa che porta sicuramente a una crescita. Sia la spesa media, come diceva lei, che è aumentata, sia il pernottamento, che è passato da una notte al massimo a quattro notti. Secondo una ricerca, Napoli si piazza al sesto posto in una classifica che traccia i comuni che sono capaci di trasformare i flussi turistici in crescita economica.